Wow, la conferenza stampa di Allegri di oggi è stata tosta, tesa, cattiva, grintosa. E l'ho apprezzato perché tante volte in questa stagione mi sono ritrovato ad analizzare le conferenze stampa e a dirvi, ragazzi, questo Allegri è diverso dall'Allegri degli altri anni, è un Allegri che più che il bastone usa la carota, che tende a giustificare. Tende a comprendere, tende a dare una carezza a suoi calciatori. Forse perché ha capito il momento difficile, forse perché appena entrato ha bisogno di fare così, però l'Allegri degli altri anni era un po' più dentro, era un po' più severo. Magari ha cambiato in questi 2 anni il modulo di comunicare, non lo so, però lo vedo diverso. E oggi ho rivisto Massimiliano Allegri. Oggi per la prima volta in conferenza stampa ho rivisto il Massimiliano Allegri pragmatico. Chiaro, deciso, voglioso. E adesso andiamo a analizzare le parole, andiamo a cercare di capire che cosa ha detto. Partita complicata. Hanno perso a Udine l'ultima. Domani sono sicuro verrà fuori una partita brutta tecnicamente. Attenzione, perché anche qui quante volte Allegri ha detto domani sarà una brutta partita. Allegri tutte le conferenze stampa ha sempre ribadito un concetto. Speriamo di fare una buona partita sotto il livello tecnico, dal profilo tecnico. Speriamo di fare una buona partita tecnicamente. Oggi per la prima volta ho detto attenzione, domani sarà una brutta partita perché il Cagliari ha bisogno di punti, deve salvarsi. Tra l'altro lui Cagliari e Cagliari lo conosce molto bene come ambiente, sa di cosa sta parlando e ha già messo alta l'attenzione, la soglia di attenzione. Domani contano i 3 punti, la Roma è solo a 5 e noi dobbiamo entrare nelle prime 4. Punto, punto. Ha fatto capire subito che non è che andiamo a Cagliari in gita, non andiamo a fare una passeggiata, non è che adesso che inizia a venire fuori il sole vai su un'isola, vai in Sardegna, tutto è. No, vai a Cagliari per vincere. Perché tanti stanno continuando a dire che il campionato è finito. No, sto paio di palle. Ragazzi, il campionato finisce quando c'è il triplice fischio di Fiorentina e Juventus. Lì è finito il campionato, non prima, non un istante prima, non un minuto prima. E quindi bisogna vincere. E raggiungere gli obiettivi che sono ancora in ballo, ancora aperti. Out Locatelli, lo sappiamo, fuori 4 settimane. Morata e Scigli squalificati. Tra l'altro, io Morata non avevo capito fosse squalificato. Pensavo fosse stato ammonito Alessandro sul discorso del rigore. Quindi pensavo che Morata fosse semplicemente rifilato. Qua ci sono rimasto male, ma me l'avevate detto in uno degli ultimi video. Quindi ho proprio ragionato sul fatto che in realtà ero io a non essermi aggiornato sotto questo punto di vista. Invece Bonucci può giocare dall'inizio. Valuterò, dice Allegri, se giocare a 2 o a 3 centrocampisti. Qua apro una parentesi e si chiama Giacomo Raspadori, perché nelle ultime ore si sta parlando tanto di una Juventus vicina a Raspadori, e il dubbio di tanti è sì, però come giochiamo? 4-3-3, 4-2-3-1, Raspadori dove lo mettiamo? E allora dobbiamo giocare 2 centrocampisti, 3. Allegri ce l'ha spiegato ancora per l'ennesima volta. Io penso che ormai sia anche inutile dover sottolineare questa cosa, ma lo faccio per dovere di cronaca. Massimiliano Allegri non ha un modulo predefinito. Cioè, se la vigilia della partita ti dice devo ancora valutare se domani è meglio giocare a 2 centrocampisti o a 3. Ragazzi, Massimiliano Allegri è questo, prepara la partita in base all'avversario, in base a quello che ha a disposizione. Non gli interessa avere un modulo fisso predefinito, sempre 4-3-3, sempre 4-2-3-1, no. Quindi non preoccupatevi sotto il profilo dei nomi che leggete sul mercato, l'importante è che vengano condivisi dall'allenatore, che è quello che deve plasmare poi una squadra, e la dirigenza, che è quella che deve pagare e andare ad acquistare i calciatori. L'importante è che ci sia unità di intenti sotto il profilo del questo mi serve, allora possiamo andare a trattarlo. Non preoccupatevi poi sul modulo fisso, non l'ha mai fatto Allegri, cioè non l'ha mai fatto in tutti gli anni che è rimasta la Juve. Poi a un certo punto, durante l'anno, capisce chi sono i migliori e cerca di costruire la squadra lì. Non preoccupatevi. Reazione nel capire la partita. Questa sarà diversa rispetto a quella che abbiamo fatto con l'Inter e ci ha fatto capire che probabilmente non vedremo il calco di quella partita lì, quindi 4-2-3-1, tutti all'attacco, che lì era esigenza per una squadra che a 3, impostava 3 dietro e costruiva dal basso pure con Brozovic. Non credo che sarà molto differente, eh. Mi aspetto comunque una squadra
a trazione anteriore, però vediamo che cosa succede. Allegri dice: a Cagliari con Milan e Juve non ho mai vinto facilmente. Ora è appena terminata la conferenza stampa, quindi mi perdonerete, non sono andato nel dettaglio a vedere le partite che sono state fatte. Magari oggi pomeriggio mi metto lì, me le guardo e poi vi lascio un commento qui sotto e vi dico: queste sono le partite che Allegri ha giocato a Cagliari da avversario, e vi faccio capire un po' alla fine i risultati come sono stati. Ne approfitto, dato che di commenti stiamo parlando, qui sotto vi pingo, vi metto in alto nei commenti l'ultimo video che è uscito della carriera allenatore sul secondo canale, che stiamo facendo in live su Twitch e che poi riporto sul secondo canale. Questa è proprio una chicca per chi segue da anni e anni. Abbiamo ricominciato la carriera in live. Ci siamo allenati bene, stiamo bene fisicamente, dice. Devo dire la verità, stiamo bene fisicamente, ma l'avevamo visto anche con l'Inter l'altra sera. Dipende però tutto dall'aspetto mentale. Allegri qua sta lavorando oggi, ha capito che qua c'è ancora qualcosa che... E dice: attenzione, perché la Roma, che è solo a 5 punti, con i 3 punti per partita è facile essere risucchiati. Noi non possiamo rischiare, domani il risultato è troppo importante. Ribadisco, il campionato, ragazzi, non è finito. Cioè, mettetevi nella testa che il campionato non è finito. Non possiamo vincere lo scudetto? Matematicamente sì, ma effettivamente no. Lo so, sono d'accordo. Non possiamo andare avanti in Champions? Lo so, ma la stagione non è finita. Non dimentichiamoci che la stagione non è finita. Ve lo chiedo per cortesia. Non pensate la stagione è finita. Non è vero. È una bugia. Siamo mancati nelle 3 migliori partite giocate quest'anno: Atalanta in casa, Villarreal in casa, Inter in casa. Abbiamo subito poco, non abbiamo sfruttato le occasioni. E quindi si perde. Posso capirne una, posso capirne due, tre inizia a essere troppo. Forse è anche un dato preoccupante per questa Juventus il fatto che quando abbiamo fatto delle buone partite, non dico ottime, perché col Villarreal hai giocato bene o male un tempo, con l'Atalanta è stata una buona partita rispetto a quelle che avevi fatto altre volte, con l'Inter per me è semplicemente la migliore prestazione stagionale, quindi non dico ottime, però sicuramente dove la Juventus è apparsa padrona del campo e alla fine sono successe cose un po' particolari. Punto su Rabiot: a due si trova meglio, certo, è ovvio, a gamba e corre molto. Poi con l'Inter ha fatto una partita buona, per me migliore in campo, anche tecnicamente è andato più in verticale. Poi ci sono partite in cui si ha bisogno di un centrocampo a tre, e quindi magari uno come Rabiot giocherà meno bene, ma l'importante è la squadra. Ancora una volta vi riporto al discorso che facevo prima per Raspadori, che posso farvi per Dybala, posso farvi per tanti. L'importante è studiare bene la partita, fare in modo che i calciatori poi riescano a portare a casa il risultato. Questo deve rimanere sempre il focus principale per una squadra allenata da Massimiliano Allegri. Deve essere la partita giusta per tutti, non per Bernardeschi, non per Ken, non per Vlahovic. Non possiamo scherzare nelle ultime 7 partite, non possiamo farlo. Serve precisione sotto porta, ci mancano dei gol. Questi gol mancanti fanno la differenza tra questa posizione in classifica e quelle davanti. Poi ha parlato di Villarreal-Bayern, io qua dico salto a piedi pari, a me non interessa, Allegri ne ha parlato, potete andarvi a recuperare quel pezzo, per me è già tutto archiviato, non ha senso parlare del Villarreal in questo punto della stagione, proprio non ha senso. McKennie, attenzione, tra un mese potrebbe rientrare e addirittura concludere la stagione con noi, per ora cammina nemmeno molto bene, però attenzione che le ultime 3-4 partite potrebbe tornare. Allegri dice, questo è molto importante, dopo l'Inter ho analizzato quello che ho visto dalla partita. Ogni squadra a fine anno arriva nella posizione che merita. Oggi siamo quarti e meritiamo di essere quarti. Io questo lo firmo. L'ho detto anche l'altro giorno in un video. Allegri ha ripreso queste parole perché ha visto il video. Lavoriamo per migliorare. A fine stagione vogliamo migliorare ancora. Con una partita a settimana possiamo lavorare in maniera differente. Meritare di vincere è una roba astratta. Aggiungo io, la vittoria invece è l'unica concreta e reale, l'unica cosa che riesce a toccare. Il merito di vincere, che anche questo ve l'ho detto l'altro giorno, sì. La Juve meritava di vincere contro l'Inter probabilmente. Ha vinto? No. E quindi si è meritata di non vincere. So che sembra una roba filosofica, tipo il cane che si morde la coda, però io la vedo così. Se ti meriti di vincere, vinci. Poi è ovvio che se una squadra doveva vincere tra le due, tra Juventus e Inter, non era l'Inter. Però è andata così. E quindi significa che l'Inter ha fatto la prestazione per portarsi a casa quella vittoria. Volenti o nolenti, la vittoria è l'unica cosa concreta in una partita di pallone. Anche di fronte alla nostra miglior partita stagionale e una delle peggiori stagionali dell'Inter, che vince 1-0 e si riproietta sulla lotta a scudetto. Ci arriviamo, eh? Poi Allegri dice, 10 minuti dalla fine con la Roma, eravamo anche fuori dal quarto posto, poi per fortuna quella rimonta è incredibile, pensarci oggi veramente è assurdo. L'obiettivo di oggi è giocare la Champions il prossimo anno, ve lo ripeto ancora, la terza volta, il campionato non è finito. Non è finito.
In questi 45 giorni abbiamo tempo per lavorare. Tutti i giocatori devono dare il contributo per raggiungere gli obiettivi, indipendentemente dalla permanenza in rosa anche l'anno prossimo. Domanda su Dybala. Dybala è un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2022. Lavorerà per raggiungere gli obiettivi. Quindi quarto posto della Juve, almeno, e finale di Coppa Italia sperando di vincerla. Siamo concentrati sul campo, non sul mercato. Apro una parentesi, ovviamente la dirigenza lo sta già facendo il mercato, lo sta già programmando, con Allegri ha già parlato, sanno già di cosa hanno bisogno, è ovvio che Allegri debba tenere la concentrazione sul campo in conferenza stampa, che altro può fare, però sul mercato la Juventus è già proiettata. Poi ha detto una cosa, ecco, questa è la frase, questa qui è la frase che mi ha fatto dire, questo è Massimiliano Allegri, quello che è mancato fino a questo punto, questo è il Massimiliano Allegri che voglio sentire sempre. A me il discorso dei complimenti dà fastidio, se no diventiamo la squadra degli alibi. Complimenti qui non ce ne devono essere, qui servono le vittorie, perché se no diventiamo quella squadra che è abituata a ricevere i complimenti, ad aggrapparsi a qualcosa e va bene così. No, no, ed è questo, cazzo, questa è una delle grandi differenze tra gli ultimi anni di Juventus e le Juventus precedenti. Complimenti, guarda, preferisco che mi fai la critica sul fatto che sto vincendo, però non sto vincendo come pare a te, piuttosto che dirmi, oh però, complimenti, l'Inter non meritava di vincere. No, no, perché? Perché attenzione, Allegri poi confessa una cosa che avevamo sempre detto, che è bugiardo, lo confessa e dice assolutamente sì, vincendo con l'Inter avevo la speranza a scudetto. Difficile, piccola, quasi impossibile, perché comunque devi vincere tutte, ma per forza di cose sarei andato a credere nello scudetto. E non lo possiamo fare per un motivo, perché abbiamo ricevuto i complimenti per aver giocato la partita meglio di loro, ma comunque non averla vinta. Qui, questo è Massimiliano Allegri. Una frase per scrivere le conferenze stampa di Massimiliano Allegri, vecchie, dei momenti clou, era questa. E ve lo dicevo l'altro giorno, la grande differenza la fanno quelle partite, quelle tre partite. Io adesso vi ho messo dentro l'Italia perché comunque fa parte della mia concezione di calcio, ma Italia-Macedonia, Juventus-Villarreal e Juventus-Inter, queste tre che sono le partite dell'ultimo mese che non abbiamo vinto e anzi abbiamo perso, fa la differenza, perché con queste tre partite non vai a giocarti il mondiale, non vai a giocarti lo scudetto, non vai a giocarti la Champions, e non è poco, sono 90 minuti a partita che hanno cambiato il destino della squadra e automaticamente anche quello che ci ricorderemo negli anni, perché settimana dopo settimana noi possiamo stare qui a dire sì per prendere questa partita, quella col Cagliari domani, perché poi c'è la Roma a 5 punti. Fra un anno tu c'hai la classifica finale e la Juventus è arrivata quarta, la Juventus è arrivata quinta, la Juventus è arrivata prima, ti ricordi quello? Non ti ricordi che in quel momento specifico della stagione, o magari te lo ricordi ma non serve a niente, perché ti serve oggi, ma negli annali, nella storia, per come verrà ricordata. Magari l'Inter vincerà lo scudetto perché ha vinto a Torino quella partita anche non meritandosela. E questo ovviamente è la mia posizione, eh? Non voglio dire questa è giusta, tutte le altre sono sbagliate. Io la penso semplicemente così e mi è piaciuto sentire un Allegri grintoso oggi nel dire, oh ragazzi, complimenti anche basta, qui adesso servono le vittorie, fine, perché non possiamo più scherzare, abbiamo scherzato troppo. Ci arriviamo. La Juventus negli ultimi 3-4 mesi ha creato molto, ma siamo stati poco precisi nel fare gol. Allegri poi ribadisce, ripeto, la partita domani è difficile e complicata perché si rischia di beccare la Roma a 2 punti. Poi qua siamo in chiusura, l'ultima frase è: io di rimpianti nella vita non ne voglio. Quando si gioca in campionato bisogna essere realisti. Ci si merita sempre la posizione. Non abbiamo sfruttato la situazione con l'Inter ed eccoci qua. Io qua lo capisco Allegri, perché tutto il discorso che abbiamo fatto fino a... io lo condivido. Cioè questo ragionamento è giusto, è logico. Dall'altra parte so bene che Allegri parla una volta a settimana quando c'è la partita, e quindi lo si mette nella posizione favorevole di concentrarsi e di parlare solo nella partita. Noi che amiamo ragionare quotidianamente sulla Juventus, sono discorsi che facciamo per forza di cose, è quello che vi dicevo prima, dentro la settimana possiamo fare 1000 ragionamenti, io forse ne faccio 2000, ne faccio 1000 in più degli altri, però so benissimo che alla fine quello che conta, la ciccia grossa, sta lì, nella posizione finale di classifica, nel risultato della Champions, capire se vai avanti, se non vai avanti, è lì.
però noi che siamo teorici, che mi attacco quel discorso di Allegri pratico contro teorico, contro loro che sono i pratici e quindi posso lavorare sul campo, noi che siamo teorici viviamo di chiacchiera, viviamo di discussioni, a noi piace, o almeno a me piace, so che se siete qua ad ascoltare questa cosa piace anche a voi, quindi non potremo mai farne a meno di questa cosa qui, e so per certo che questa cosa invece darà sempre fastidio agli allenatori, penso che faccia parte, scusate la ripetizione, del gioco delle parti. Chiudo, bene, questa è stata la conferenza stampa di Allegri, spero davvero che possa essere una partita dove domani portiamo a casa i tre punti, spero anche che possa essere una partita non troppo di sofferenza, poi del bella giocata tecnicamente, sapete, non interessa, mi interesserebbe vedere una Juventus padrona del proprio destino dal primo all'ultimo secondo senza dover andare a mettere in discussione a Cagliari una partita che in teoria dovrebbe essere abbastanza scontata, ma che purtroppo non lo è, e l'ultimo mese ci ha fatto capire che anche se sei padrone del campo dal primo all'ultimo minuto non è detto che. Speriamo di ricominciare a macinare risultati, perché io voglio finirlo bene questo campionato, mi preme questa cosa qui, mi preme.